Titolo di oggi dal manifesto a pagina 13. Il titolo è L'amore globale da qui all'eternità. È un articolo di Giovanna Branca dedicato al film My Love Don't Cross the River del coreano Jin Mo-yang. Scrive Giovanna Branca: Yo Byung-man e Kang Ye-yeol sono sposati da 76 anni e insieme raggiungono quasi due secoli d'età. Lui ha infatti 98 anni, lei, che gli è stata data in moglie appena 14enne, 89. Insieme e in completa indipendenza vivono in una casa poco distante da un villaggio di montagna della Corea del Sud, nella provincia di Gangwon. Cucinano, vanno al mercato, a qualche picnic organizzato con altri anziani del luogo e raccolgono fasci di legna per il fuoco che Abby, il nome dato al marito dalla moglie, porta ancora sulla schiena fino a casa. La loro storia d'amore è stata raccontata per la prima volta in un programma TV coreano dedicato alle coppie più anziane del paese ed è poi diventata il soggetto del primo documentario cinematografico del produttore e regista televisivo In Mo Young My Love Don't Cross the River, in programma in questi giorni al Trento Film Festival tra i lungometraggi in concorso. Quando ho visto la loro storia in televisione mi sono precipitato a casa di Yo Byung-man e Kang Ki-yeol, spiega il regista. Non volevo che questa vicenda rimanesse confinata sul piccolo schermo, continua, così ho deciso di portarla al cinema. In questo modo avrei potuto far conoscere il loro amore straordinario a un pubblico che non fosse solo sudcoreano ma globale. E continua Giovanna Branca, perché globale è il sentimento che viene mostrato, benché la coppia vesta abiti tradizionali, sempre rigorosamente abbinati l'uno all'altra, e abbia usanze e credenze altrettanto lontane dal pubblico occidentale. Come tutti però soffrono quando vedono i figli litigare, quando devono seppellire una delle loro amate cagnoline e soprattutto al pensiero che la morte giunga presto a separarli. Il fiato di Abby si fa infatti sempre più corto e il suo unico momento di ira e frustrazione in tutto il film è quando realizza di non avere più le forze di appendere uno specchio nel cortile. E più avanti, scrive Giovanna Branca, l'intimità però è un po' troppa, o forse troppo strumentale e sfruttata davanti all'ingenuità di una coppia lieta di mostrare al mondo il proprio amore. Il regista non alleggerisce mai l'insistenza del suo sguardo neanche nei momenti più strazianti del declino di Abby, seguito fin sul letto di morte. E anzi, gli 85 minuti di film ricavati da oltre un anno trascorso con i due coniugi privilegiano proprio le sequenze più convenzionalmente tragiche, da usare come testa d'ariete per condurre lo spettatore a un'inevitabile commozione. E conclude Giovanna Branca: forse non è un caso che in seguito all'uscita del film la vedova abbia dovuto abbandonare la sua casa per andare a vivere con una delle figlie tormentata da chi la voleva incontrare o intervistare, tanto che la stessa produzione ha dovuto chiedere ai curiosi di desistere dai loro tentativi di contattarla, così che sull'anziana signora si potessero finalmente spegnere i riflettori.